Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi siamo su Destiny, una nuova rubrica che tratta le armi. Oggi siamo con il palindromo, ragazzi, che secondo me, a mio parere, è il miglior cannone portatile che ci sia su questo gioco. I perk che io gli ho montato, come li possiamo vedere, i più importanti sono dal secondo in poi, che sono seconda chance, canna di carabina e poi c'è il telemetro che ci permette di aumentare la gittata mirando. Già una gittata della Madonna, più se miriamo è ancora meglio. Vediamo come si comporta in PvE, ragazzi. Vediamo che il danno è davvero buono. Shotta i nemici rossi con un semplice colpo in testa, due colpi al corpo. Vediamo anche con questi qui. Vediamo che si comporta in maniera egregia, ha una cadenza di fuoco molto buona, una precisione molto buona. La ricarica con pistolero è ottima, se non avete pistolero comunque vi servono i guanti che vi aumentano la velocità di ricarica. Intanto vediamo in PvP. In PvP, ragazzi, mi sono trovato benissimo. Questa è una registrazione che ho fatto oggi. E regà, è devastante. Tre colpi in crogiolo, non in crogiolo, scusatemi, in stendardo d'acciaio, stendardo di ferro. Come possiamo vedere, un colpo, due colpi, tre colpi, morto. I colpi, se ci fate caso, sono venuti dopo, dal nostro compagno. Comunque, di solito sì, in crogiolo ci vogliono tre colpi. Stendardo di ferro dai 3 ai 4 colpi, perché comunque, come sappiamo, nello stendardo di ferro ci sono i potenziamenti attivi per quanto riguarda la luce. Noi siamo luce 369, se non erro. Comunque, pro di quest'arma. I pro di quest'arma sono il danno elevato, la cadenza di fuoco che è comunque elevata e la precisione, ragazzi, che è veramente ottima. Diciamo che alcuni fucili, alcune pistole dicono che hanno una precisione alta, quando in verità non ce l'hanno. Ci sono alcune pistole che mo non mi metto a fa nomi. Quando le prenderò, vi farò la recensione. Che tu stai sparando in testa, ma non lo becchi neanche di solito. Ed è una delle armi più rinomate che ci siano. Come vediamo in questa scena: 1, 2, tre colpi, morto. Poi vabbè, noi siamo morti perché c'è stato il suo compagno che ci ha sparato da dietro e siamo schiattati. Comunque, con 91 di danno in testa e mi pare 50, dai 50 ai 53 al corpo, comunque è un'arma, ragazzi, veramente veramente ottima. Io ve la consiglio a tutti quanti. Vi consiglio di usarla. Certo, se vi trovate bene con l'ultima parola, come in questo caso, vedrete che non ce l'ha fatta a buttarlo giù in breve tempo, anche perché non ho mirato. Ma vediamo in questa clip, sì, 56 addirittura al corpo, è un danno veramente veramente ottimo. E la cosa di quest'arma che mi piace in particolare è la gittata. Perché, come ben sappiamo, con l'ultima parola, ad esempio, se proviamo a sparare lontano in testa, col cazzo che la ammazziamo. Invece, questo qua, in questo caso, vediamo che anche da distanza ravvicinata riusciamo ad uccidere i nostri nemici. Addirittura 59 al corpo, distanza ravvicinata, è veramente veramente tanto, ragazzi, tanto. 91 in testa a distanza è comunque un danno ottimo. E regà, non è che ci sta molto 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 la di su quest'arma. Io la reputo fantastica, molti youtuber la reputano fantastica. Qua non mi ricordo se lo uccidevo. Sì, ci siamo uccisi a vicenda. Purtroppo Destiny è come COD con lo scambio a bare, ragazzi. Però quest'arma è disponibile dal quartiermastro del Crogiolo con 150 marchi leggendari. Possiamo portarla a casa e la potenziamo. Gli sblocchiamo tutti i perk. E ragazzuoli, fidatevi di me. Per chi ama i cannoni portatili è un'ottima arma. Intanto qua io c'ho la fissa di fare i No, salti sono all'indietro. fuori Infatti ero mappa. uscito fuori mappa. E
Non so se nella nuova incursione ci siano pistole, cannoni portatili, da metterli a paragone, perché io sinceramente ancora la devo finire. Ho finito i primi step, mi manca l'ultimo boss, ma con la squadra non riusciamo a finirlo. Sì, lo so, raga, è una cazzata, ma noi non gliela famo. Anche perché adesso stiamo a salire di luce. Mo' io sto al 369, e gli altri 366, 370, 371. Non credo che questo sia quello il problema. Penso più che sia un problema di comunicazione, ragazzi. Comunque, andiamo ad un resoconto finale di quest'arma. Ottima cadenza di fuoco, ottimo controllo del rinculo, ottimo caricatore che comunque 9 colpi ci basteranno e a voglia se ci basteranno. Ottima precisione, velocità di ricarica medio buona, anzi da, diciamo buona. E con i guanti che aumentano la velocità di ricarica diventa ottima. Anche perché l'animazione è abbastanza veloce. Certo, usando i perk che uso io, la velocità di ricarica si abbassa ancora di più. Però ne è andata a guadagnare, ragazzi, di gittata. Che volete mettere? Forse credo che sia l'unica pistola ad avere una gittata così elevata. Ma vabbè, ci ha Ma cecchinato perché col usate il cecchino. cecchino, I Dio contro, porco? ragazzi, non ne ho trovati. Anche perché è molto, 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 molto precisa. Se io ti dico le spara in testa, lui spara in testa. Non è che ti spara sul corpo. Forse, ecco, la velocità di ricarica poteva essere leggermente meglio. Ma ci accontentiamo. Guardate qua, tre colpi. Pam pam, 89 in testa da medio-lunga distanza. È veramente ottima. Ragazzi, io vi lascio al restante video, cioè nel senso al video che rimane, vi lascio e noi ci vediamo per la prossima puntata, per la prossima arma, per questa nuova rubrica Armi di Destiny. Ragazzi, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e bella a tutti.